Per il Teramo è di nuovo tempo di campionato dopo le lunghe vacanze. Il Vicenza, a meno di clamorose sorprese, sabato pomeriggio sarà regolarmente in campo al Bonolis con la prima squadra. Per il mercato invece, come era nelle previsioni, bisognerà attendere. Le uscite non ci sono ancora e dunque si fa fatica a fare acquisti. Ma il vero problema adesso sarà fermare la squadra veneta. Un impegno che fino a qualche ora fa sembrava addirittura in dubbio, adesso diventa un ostacolo importante. Noi ci prepariamo a giocare, affrontiamo questa settimana come se sabato dovessimo appunto giocare, preparandola nel migliore dei modi, non sapendo nulla appunto, però ce la metteremo tutta in questa settimana per essere pronti sabato. Gli stimoli devono venire da sé, anche dobbiamo essere bravi lo stesso nonostante tutto, le difficoltà anche degli altri a raggiungere l'obiettivo il prima possibile, quindi manteniamo quello che abbiamo sempre mantenuto in settimana, cercando sempre di dare il massimo in tutte le partite, comunque vada. Il Teramo è in preparazione ormai da 2 settimane, un lavoro lungo e meticoloso per arrivare a questo e ai prossimi appuntamenti al massimo dal punto di vista fisico, anche perché la finale 2017 aveva mostrato alcuni giocatori con il fiato corto. L'ultimo periodo, forse l'ultimo mesetto, non potevo fare meglio e non ho dato quello che forse ho dato all'inizio campionato. Forse anche un po' di stanchezza finale, non ho risentito. Adesso siamo stati, diciamo, un mese di pausa, speriamo, ci siamo allenati tutti, quindi tutti siamo in forma e iniziamo piano piano sperando di dare sempre di più. Il Diavolo sarà in campo con il 4-3-2-1, Ventola è fortemente in dubbio ma è pronto Altobelli su quel lato del campo. De Grazia farà compagnia a Ilaria Amadia al centrocampo con Varas che almeno per il momento potrebbe non trovare spazio con questo assetto. Davanti Bacio, Terracino e Tulli dovrebbero essere gli scudieri di Barbuti che, complice la prossima partenza di Foggia a destinazione Sicula Leonzio, è diventato titolare dell'attacco biancorosso. Stiamo provando un nuovo modulo come abbiamo fatto anche in amichevole la scorsa settimana e noi ci adattiamo alle esigenze del mister, le esigenze che ci preferisce a noi, come siamo fatti, le nostre caratteristiche, però a parer mio mi ritrovo sempre in quella posizione di mezzala, rientrando Stefano appunto lì davanti alla difesa e quindi lavoriamo così e va benissimo.